Bentornati, incredibile, nel terzo episodio di Wuthering Waves. Pazzesco, assurdo, incredibile. Ho visto su Twitter che hanno mandato della roba a 10 pull. Lei probabilmente, ragazzi, lì non la troveremo mai a sto punto. Però intanto vediamo se troviamo tante volte questa piccoletta, ma dai, 10 pull, soddisfazione oggi, vai. Niente, ragazzi. Vabbè, ci ho sperato. Vabbè, skippiamo, intanto non abbiamo trovato niente su. Ah beh, abbiamo trovato una copia di lei, vabbè, butta via. C'è una parte di me che continuerebbe a summonare per lei, ragazzi. Però è anche vero che mo' escono altri personaggi sus, quindi per carità, Yin Lin è tanta roba, ragazzi. Però che dovete fare? Allora, portiamo lei a C1, visto che l'abbiamo trovata. Che fa lei a C1? Vediamo un po'. Ah, ok, dà un po' più di energia. Praticamente questa piaga rende gli abitanti di questo povero paesino dei mostri incredibili. Ok, cinematic incredibile. Ok. Oh, un gattino. Il nostro primo sorriso sus. Ah, ecco fatto, perfetto. Appena ho appena fatto la battuta. Bene, non era un gattino normale. Guess you won't need my self-introduction. E questo chi è? I spent. Ah, un tizio che gioca con le carte, attenzione. Questo è sus, ragazzi, eh. Perché mi dà l'idea di un personaggio che un giorno sarà summonabile e tutti ci spenderanno un sacco di soldi, ragazzi? Mi dà questa idea. Scar si chiama. Si chiama Cicatrice, praticamente. Wow. Cioè loro sono gli Harbinger di Wuthering Waves, il senso è questo? Ok, io mi aspettavo ci attaccasse, invece ha dato il suo punto di vista dicendoci di guardare meglio perché potrebbero esserci delle cose nascoste, ok? Ok, si è incazzato. Ok, bene. T'ho detto che lo dovevamo affrontare sto tizio, era troppo sus. Ah, ok, siamo in una specie di dungeon. Welcome to the realm of endless chaos. Ah, vabbè, ma questo tizio con le carte fa dei piccoli dungeon, sus. Rover. No, bene. What is the right path to take? È fortissimo sto tizio. Oh, you found us already. Ok. Shake and shiver, blink an eye. A flock of lambs comes passing by. Fleece of white, black and red. Who's this? Ah, ho capito finalmente come si usa quell'affare, ok. Watch out, my dear. Okay. Gli ho messo quell'affare che praticamente è un counter, ecco perché non me lo fa. Non colpisce. Sì, glielo devo levare quell'affare. Pensavo fosse più sus, invece avete visto che non è tanto sus. Passiamo questo. Such speed, such brutality. Tell me. Oh, eccolo, ero 18. Okay. Embracing change. Banish all vice. Okay. Vabbè, niente di straordinario. Ok. I shattered Scar's illusion. That should have injured him. Oh, should I thank you for showing me mercy? Attenta. Ecco, bravo. Questo tizio è sus, eh. Oh, attenzione, mega gnagna in arrivo. Attenzione. Pure questa mi dà l'idea che quando sarà disponibile, ragazzi, non avete idea. Già prevedo, io prevedo che il banner di questa diva, ragazzi, lasciate perdere. Si chiama ragazza misteriosa in rosso. Scar's resonance abilities appear to involve teleportation and the manipulation of space in the south. Ah, ma allora parla lei. Ah, non è immuta come Lumine di Genshin.
Ok, c'è poi pure lei che ci segue. Ok, abbiamo unito delle cose per fare una roba ancora più grande. Ok. Abbiamo messo il pezzetto di legno qua dentro, va bene. Ok, abbiamo sbloccato un'area sus. Eliminiamo questo affare con un attacco in salto incredibile, pazzesco e assurdo. Non è andata bene. Allora, vediamo cosa si nasconde qui sotto, eh. I can't believe it. There is such a big opening down here. How odd. Ragazzi, qua mi salita di boss, serio, eh. Stavo per fare una battuta che secondo me Scar non era un boss vero. Secondo me adesso sbloccheremo un boss serio. Perché per adesso, ragazzi, la resina io non l'ho ancora capita come si spende in Wuthering Waves, capito? Su Genshin avrei già cominciato a ammazzare boss da 40, però qui ancora non ho capito. Completato l'atto 3. Va bene. E abbiamo sbloccato l'atto 4. Va bene. Sali di livello per sbloccare più cose. Completando l'atto 1 le daily. 2 il consumo wave plants. Complete various quest and open chest. Ok. Mi sa che abbiamo sbloccato. Ah, la sua resonance C1. Rover crit rate increase al 15%. Oh, figo, ok. Va bene. Abbiamo aumentato anche lei. Ah, abbiamo sbloccato pure la missione di lei. Mazza, ragazzi, quanta roba. Pioneer Podcast. Questa non l'ho mai vista. Ah, è tipo il Battle Pass? Allora, mi dice che ci sono un sacco di missioni sus, ragazzi, eh? Shut up! Take your... No! That's enough, Laurent. Cioè, ragazzi, questo tizio stava molestando sta ragazzina, è arrivata in lean fortissima, mamma mia, ragazzi. Certo, quando la vedo e penso che potevo ottenerla nel banner, come dire, una parte di me è rosica, però... Don't! Ragazzi... No... Now hand over the girl. Ah, lei è dalla parte di questo tizio sus, strano. You see, that man is her father. Why do you want to separate? Oh, well, whatever. Yes. It seems she can't find her father. We were just trying to help. Ok, va bene. Vabbè, è una manipolatrice da niente questa. I see. I don't have other questions. Leave the girl to us. We'll help find her father. If you can't find your dad, bring her to the patrol station. Infatti nel trailer noi abbiamo visto che lei sus può cambiare aspetto, può diventare tante persone, quindi c'ha senso. Oh, hey, wait up, captain. Tutto fighissimo, ragazzi, però io mi chiedo, allora, sicuramente questa è una missione secondaria e va bene. Ma se io volessi, come dire, portare su i personaggi, come si fa, incredibile? Perché non mi segna come in Genshin i boss, capito? Quindi sono un attimo confuso, ragazzi. Ok, ragazzi, esploriamo un pochino allora, dai. Prima di concludere questo episodio sus di Wuthering Waves, ragazzi, credo che lentamente io stia sbloccando il gioco. Mi sento un pochino come all'inizio di Genshin, che vuole fare tante cose ma non riesco a fare niente. Quindi, un po' sus, devo anche capire come si fa a schivare meglio, fare le combo sus, perché non è che... Le ho capite bene ancora, eh. Livello 2. A contented mind is a perpetual feast. Il fatto che si droppino così spesso queste entità sus, secondo me, ragazzi, ci sarà un farming letale. Perché se sono come gli artefatti in Genshin, ragazzi, ci sarà da ridere. Livello 9. One with the sounds. Prendiamoci il rubo. Dai, top. Ma quanto sono forte, ragazzi. Troppo forte. Dai. Enigma fatto con una facilità imbarazzante. Dai. Troppo forte. Il lato positivo è che è tremendamente rilassante, quindi... Almeno per adesso. Guarda quanto sono belli questi pesce palla incredibili. Ok. Devo capire assolutamente come imparare a schivare in maniera sussa. Ok. Prendiamoci al pesce palla. What's it gonna be this time? Sì, quello è molto counter, ok. Ok.
prendiamoci questo. Ragazzi, è iniziato a diluviare qui da me in una maniera incredibile, nel giro di un minuto, va bene. Vediamo che diavolo è questo affare qua, ragazzi. Lì c'è pure una torre sus, che vediamo se riusciamo ad aprire. Questo affare che fa? Start the challenge. Ah, una challenge. 13 nemici. Ok. Ok. Sì, quello lo devo cambiare, non mi fa impazzire quell'affare. Endless reverberation. Ok. Swift and resolute. Ok. One with the sounds. Ok, quello è morto. Questo attacco mi piace da morire, questo attacco qui. Ok, facciamo l'orso. Ok. Challenge complete. Viola addirittura. Tanta roba. Eh sì, mi sa che l'abbiamo battuto così. Così facile? Non credo però, eh. Così. Forse sì, ragazzi, primo tentativo. Sì, ce l'abbiamo fatta, ok. Non era difficile. Ok. Non era difficile. Orso a 10. Administering first aid. Ok. Sì, non tutti i piedi ti droppano robe. È molto randomica come cosa. Da una parte ci può stare, dall'altra sus. Ok, accendiamo questa torre qui. Si chiama questa zona Tower of Adversity e mi segna un punto sus laggiù, ragazzi. Vediamo un po', va. Allora, esploriamo questa isoletta, ragazzi, e direi che può finire qua questo episodio, ragazzi. Mi piace molto questo mood di Wuthering Waves, molto rilassante, mi piace. Almeno per adesso, poi non lo so, probabilmente diventerà difficile anche lui, Però, per adesso. Cioè, io non so se qui ci dovrei andare, ragazzi. Io non so, boh, mi dà l'idea di posto o no, infatti non ci posso andare, ok. Ragazzi, se sentite il rumore della pioggia, non avete idea di quello che sta facendo in questo momento. Sta diluviando in una maniera imbarazzante. Non capisco perché mi segna che c'è una cosa sus qui, però c'è solamente una tipa che cucina. Forse devo parlare... Ah, devo parlare con questo tizio. Ah, ecco. Tu? Ok, mi ha dato una quest. Va bene. Interessante. Mi piace tantissimo questa specie di macchina sus insetto. È veramente divertente. Ok. Vabbè. Ok, saliamo un attimo sulla montagna. Ci prendiamo pure l'ultimo cosino. Sì, è molto carino che sale correndo il personaggio, mi piace molto. Ma tu guarda che bello. Ah, addirittura la seggiolina. No, vabbè ragazzi, finiamo l'episodio qua allora. Topperia proprio, ma dai, ma che carina. Ma questa sedia? Troppo carina l'idea. Molto Virgil di Devil May Cry che sta lì a aspettarci seduto. Sento la storm that is approaching me. Comunque ragazzi, che cosa con voi ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video incredibile, chill, di Wuthering Waves, che sinceramente mi fanno bene anche a me fare questi video un pochino più rilassanti, incredibili. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Wuthering Waves, sperando di capire come portare su i nostri personaggi incredibili, pazzeschi, assurdi, e farmando palline godose da dare poi in pasto alle pool per trovare un nuovo personaggio 5 star gnagna incredibile, probabilmente nella patch 1.1, ma in lin un giorno sarà nostra, parola di questo godoman incredibile. Che cosa con voi, ci vediamo al prossimo episodio.